Ronaldo non la vinci neanche questa. Oh, 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 grande Ajax, grande Ajax. E Ronaldo a casa, e Ronaldo a casa, 100 milioni nel cesto. Ai quarti siete usciti. La 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 la. Madonna, che gioca, donna, come gioca l'Ajax. Ma come gioca l'Ajax, oh. Ma come gioca l'Ajax. Come gioca la... ragazzi, ragazzi, al di là dello sfottò, che ragazzi, inutile, inutile dirlo, beh. Inutile. L'ho sudato, Allora, 100 milioni per prendere Ronaldo, lì vinciamo tutto, le triplete, le cose, le storie, Ronaldo, lì, e siete usciti ai quarti? Siete usciti ai quarti? Con l'Ajax, con la senza vincere neanche lì l'andata nel ritorno. Lezioni di calcio, lezioni, questo Ajax deve vincere la Champions, questo Ajax qua deve vincere la Champions, merita di vincere la Champions. Basta squadre che spendono milioni per giocatori, che merita l'Ajax di vincere la... A questo punto sì, a questo punto sì, batti il Real che è campione in carica, batti la Juve che è una delle favorite, che si compra apposta Ronaldo, Ronaldo, per vincere la Champions League. Non la vinci, non la vinci, non arrivi neanche in finale, no, ragazzi, triplete, triplete, gli scudetti, 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 mettono la Champions anche quest'anno. Comunque, comunque. Na, 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 na. Va bene, dai. Facciamo i seri con la sciarpa dell'Ajax. La faccio, fa anche un po' caldo. Allora, che partito ho visto? Che partito ho visto? Allora, al di là. Madonna, che sudata, ragazzi. Che sudata. Allora, va bene, dai. Allora. Facciamo gli sportivi, dai, facciamo gli sportivi, visto che voi juventini pensate che io faccio lo sportivo, intanto direte, ma dell'Inter cazzo vuoi, non sei neanche in Champions, non vince un cazzo, zero titoli, che cazzo ne fai zero titoli, intanto io ho visto una partita spettacolare, nel secondo tempo la Juve si è vista poco e niente, l'Ajax ha dominato, quasi dominato la partita, quello si può dire, quello si può... non parlatemi del rigore presunto alla fine, il pallo di mano... L'Ajax ha meritato, juventini dovete ammettere, l'Ajax ha meritato di passare il turno, pienamente, pienamente, vi ha dato una lezione di calcio pazzesca, ma se, sapete cos'è la cosa? Perché l'Ajax gioca senza, senza paura, senza come se fosse una partita normale, no? Tic, 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 fanno delle giocate pazze. Io veramente stasera mi sono esaltato, al di là del tifo, perché comunque... Ho visto giocare l'Ajax anche contro il Real Madrid ed è stato uno spettacolo sia contro il Real Madrid sia contro la Juve. È stata una cosa spettacolare. Peccato che quel gol lì è stato annullato, il gol del 3-1, perché è stata veramente una bellissima azione, pure il gioco proprio al pelo, se c'era proprio al pelo. E è stato incredibile, proprio... Io spero che quest'Ajax vada più avanti possibile, perché si merita davvero di arrivare in fondo e chi lo sa, magari alzare la coppa. Perché comunque a questo punto, se fai queste vittorie così convincenti, che comunque non è che ha vinto a culo, chiudendosi in difesa, ha vinto proprio meritando di vincere, cioè giocandosi la partita e fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. E, scusate, è un momento di euforia, ogni tanto... Perché? Ma io godo, sempre, perché ci sono dei tifosi juventini... Sono i juventini che fanno i pagliacci, no? Siamo fuori, siamo qui, siamo lì, e poi si fanno la figura di merda in Europa. Quindi, fate i pagliacci. Siete usciti con l'Ajax di Amsterdam, che ha vinto più coppe di voi, nella storia, tra parentesi. In casa vostra avete perso, vi siete fatti umiliare con Ronaldo in campo. Non ci sono scuse, eh? Non ci sono scuse. Data colpa all'Allegri, data colpa ai cazzolette. Quest'Ajax ha avuto la mentalità più forte... di vincere, per vincere la partita. E comunque io pensavo, finita 1-1, ma comunque non è che si fa, perché comunque con l'Atletico Madrid ha fatto la rimonta, perché erano obbligati a farla, però qua che erano un po' più tranquilli, che gli bastava uno 0-0,
o gli bastava vincere con un gol di scarto solo. La partita non è che l'hanno giocata agguerrita come contro l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid in confronto si è chiuso in difesa a bestia. L'Ajax, tic tic, due passaggi. Proprio, addirittura, forse trapassano addirittura troppo quando arrivano in area. Okay? Sono state un paio di occasioni che potevano pure tirare in porta. Non l'hanno fatto, ma comunque l'Ajax ha passato il turno, ragazzi. Contro ogni aspettativa, mi spiace per i miei amici juventini che... Ditemi che cazzo, ma io sto godendo come un matto. Tutta l'Italia gode. Ragazzi, se la squadra più odiata in Italia, c'è un motivo. Tutta l'Italia gode, tutta l'Italia tifa sempre con noi. Poi c'è chi tifa le italiane, tutte le puttanate. Ma io me ne frega un cazzo, io l'unica italiana che non tifo. Sono Milan in Europa, sono Milan e Juve, basta. Le squadre che vedo di più, basta. Tutte le altre le tifo. Poi può vincere il Napoli, può vincere la Roma, può vincere la Lazio, può vincere l'Atalanta, può vincere l'Udinese, può vincere qualunque altra squadra. E spero ovviamente l'Inter. Ma Juve e Milan, ragazzi, io in Europa non posso tifare. Mi spiace, non ce la faccio. Che vedevo di? Mi spiace per i tifosi, diciamo, quelli che hanno più... Che ragionano. Per quelli che non ragionano, diranno, ma ce l'ho fallo di mano, ma ce l'ho con lì, ce l'ho con... Ragazzi, avete meritato di uscire da questi quarti di finale, quindi c'è poco da fare. Grande Ajax, spero veramente stavolta che l'Ajax alzi sta coppa, sarà dura perché poi ci sono altre squadre come Barcellona, All City, All Top, il Tottenham è fattibile, come... però comunque ha battuto il Real in casa loro, la Juve in casa loro, perché non sognare un po' di vincere questa coppa? Ragazzi, io vi saluto. Video sfottò stavolta, ho dovuto farlo perché mi piace un po' sfogarmi, e ci vediamo alla prossima con Gigi Dag.